Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cerquoni Ciancio De Chiara Giannone Giuliano Gugliotta Guido Gunnella La Zazzera Lazzari Pompei Principato Rinaldi Stelitano Tosatti Toti Triputi Vitrotti Zitoli Sì, possiamo aprire la seduta perché siamo 17 presenti. Quanti assenti? Tre assenti e tu in tutto gli assenti? Più la Lozzi, più Lozzi. Sei assenti e tre assenti giustificati. Rinaldi, Giannone e Biondo. Allora, prima di iniziare la seduta procederei alla nomina dei tre scrutatori di oggi, che sono il consigliere Gunnella, il consigliere Toti e il consigliere Pompei. E subito dopo questa nomina degli scrutatori vorrei fare una comunicazione. È stata depositata oggi in ufficio consiglio una lettera dal consigliere, un documento dal consigliere Gunnella che rassegna le proprie dimissioni dalla carica di vicepresidente del consiglio. Lo immaginavamo, lo sapevamo, se ne era parlato, lo sta ufficializzando, deve essere ancora protocollato l'atto, ma ce l'ho qui perché è stato consegnato. Quindi perché vi dico questo? Perché nel primo consiglio utile, e quindi il prossimo, procederemo alla nomina del vicepresidente. Vi ricordo? Uno solo, no, bisogna solamente quello che si dimette, questo l'abbiamo chiesto, è verificato, solamente quello che si dimette va sostituito e l'altro resta in carica. In questo momento non lo so sinceramente, chi ha un regolamento controlli? Ok, detto questo passiamo subito all'apertura dei lavori. E al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Stefano, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Mariani, avente ad oggetto modifica del testo unico del regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 214 del 12-13 novembre 1998. E lascio la parola ad un relatore, consigliera Alabiso. Allora, questa proposta di deliberazione attiene la modifica del testo unico del regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 214 del 12-13 novembre 1998 e sue modificazioni. La proposta prevede l'introduzione dell'articolo 3 bis rubricato servizi di customer service. Allora, i titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare fuori dall'orario in cui sono in turno, presso gli scali portuali, aeroportuali e ferroviari, servizi di customer service fornendo accoglienza, assistenza e informazioni agli utenti.
Le modalità per l'esercizio del servizio saranno definite da apposito atto della Giunta Capitolina. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? No. Consigliera Vitrotti? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta che ci perviene a firma di alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle in realtà ha la volontà di voler modificare al testo unico appunto del regolamento capitolino una disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. In realtà si chiede sostanzialmente di aggiungere una specifica ad un articolo, appunto l'articolo 3 bis. Il suddetto servizio, appunto come definito come servizio di customer service, in realtà è già operativo e vede, appunto come viene esplicitato, i titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi la possibilità di esercitare fuori orario di lavoro oppure dopo l'orario di lavoro presso alcuni siti sensibili, chiamiamoli così, che appunto sono le stazioni, come così gli aeroporti, stazioni ferroviarie o anche per esempio sia stazione Termini come stazione Tiburtina, e sono quindi dei tassisti, o insomma colleghi di tassisti, familiari di tassisti, che in forma del tutto spontanea e volontaria fanno un servizio di praticamente autotutela della propria categoria. Perché? Perché proprio in quei siti sensibili, che sono appunto quelli citati, si incontrano le situazioni più difficili da gestire, in particolare quelli che vedono appunto la categoria troppo spesso sollecitata da i noleggi con conducenti o altre forme di abusivismo del settore, che ledono di fatto il servizio che loro stessi stanno esercitando. Quindi sostanzialmente, se non capisco male, questa delibera si propone di istituzionalizzare queste figure e quindi di dargli un'autorizzazione a poter esercitare nel momento in cui purtroppo molti di loro sono stati invece anche sanzionati e anche multati, perché appunto come in quei siti appunto è luogo anche di incontro di turisti e di fruitori dei taxi, e quindi in quei luoghi loro sono stati anche accusati di procacciarsi delle corse anche in modo scorretto, comunque contro il regolamento comunale. Al di là del fatto che è pervenuto anche il parere contrario da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, proprio in ordine alla regolarità tecnica, e va bene, ovvio, espressa dalla dottoressa Colusso un parere di non rilevanza contabile, però proprio per questo, e quindi volendo interpretare la proposta, c'è una richiesta da parte della categoria di istituzionalizzare un servizio che loro stanno già facendo. Però l'amministrazione che pensa di fare? Pensa sostanzialmente di tutelare in quel modo la categoria facendo fare come un servizio, diciamo, di volontariato qualsiasi agli stessi lavoratori che magari stanno sul turno del taxi per 9 ore, un lavoro, un servizio di controllo della loro operatività proprio per potersi tutelare dai forme di abusivismo simili. Diciamo che non è proprio questo quello che dovrebbe fare un'amministrazione. Cioè, l'amministrazione, se veramente vuole tutelare i lavoratori e in particolare la categoria dei taxi, che è stata anche oggetto di discussione in questi giorni passati, ma ancora oggi, dovrebbe fare lavorare esattamente quello che già c'è.
o male che va a cercare di potenziarlo, cioè tutti quei gruppi di intervento del trasporto, del traffico, che sono appunto della polizia locale, che ci sono in modo saltuario e non troppo definito in alcuni luoghi sensibili, che sono appunto quelli della, della stazione, e dovrebbe farli operare affinché vengano sanzionati i tassisti abusivi o piuttosto che i noleggi che appunto non lavorano secondo i criteri di territorialità che la legge prevede. Se non si fa questo, si sta dando sostanzialmente alla categoria quasi l'impressione che si sta salvaguardando il proprio lavoro. In realtà gli si sta solo mettendo di fronte all'ennesima difficoltà, cioè si sta sostanzialmente dicendo loro: tutelatevi voi perché l'amministrazione non lo può fare. Questo, diciamo, è quello che non si dovrebbe fare in una pubblica amministrazione che vuole cambiare le cose attuali. Anzi, si dovrebbero implementare proprio con quelle forme di miglioramento dei servizi che tanto vengono decantate, e si dovrebbe dare, attraverso una riorganizzazione seria del settore, la possibilità ai tassisti di poter operare, non di farli lavorare anche dopo le 9 ore di lavoro che sono costretti a fare all'interno della città di Roma, immersi in un traffico infernale. Quindi, messa così, cioè di fronte a una richiesta di una categoria già vessata, già in difficoltà, già penalizzata, perché sappiamo che nella città di Roma non circolano solo i tassisti abusivi, ma ci sono altre forme di concorrenza, che oggi parlo dei bus turistici, tutti quelli che fanno quel trasporto dall'interno delle mura euleriane fino a fuori, dalla città fino all'aeroporto, e si lascia di nuovo a loro però la possibilità di cavarsela con chi è scorretto e con chi vuole ledere il loro lavoro. Allora, io, diciamo, mi aspettavo un po' più di coraggio, e quindi, preso atto che siete dalla parte dei lavoratori e siete dalla parte di una categoria che tante volte va anche a soccombere le mancanze del trasporto pubblico locale, a questa categoria potevate anche dire che vi impegnavate, per esempio, a potenziare il GIT e di mettere un presidio fisso. Oppure potevate dire: non siete più voi che vi dovete far riconoscere i vostri diritti da soli, perché, diciamo, mettere un fradino e poi andarsi a tutelare le taxi, le corse che vi vengono sottratte dagli abusivi, diciamo, non può spettare a voi, ma essendo una licenza comunale spetta al Comune di Roma tutelare e fare dei controlli appropriati, ci pensiamo noi e facciamo questo tipo di riorganizzazione. Invece la proposta è: cari lavoratori, vi mettete il fradino, noi vi autorizziamo, poi vi facciamo una bella delibera di giunta che vi autorizza a stare lì, così non sanzionerete più. Questi non sono i giardini pubblici che vengono affidati a qualcuno, e non si parla di adozioni delle aree verdi che vengono date ad un'associazione di volontariato. Questo è lavoro. Allora, se veramente vi volete interessare di una categoria, di un settore così complicato nella città di Roma, la prossima volta portate anche delle proposte che siano applicabili e soprattutto che non siano la foglia di figo per poter dire a qualcuno che qualcosa l'avete fatta, e però l'avete fatta male, con una riorganizzazione del tutto inesistente. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, faccio notare che ci sono interventi che non ho visto? No, perfetto. Che la delibera è giunta in consiglio senza un parere espresso, perché, se ben rammento, la commissione si è astenuta, non dando un indirizzo verso il favorevole o il contrario. Quindi mi sono consultata anche con l'ufficio consiglio e con il direttore, appunto per cercare di capire come affrontare la delibera, e se non ci sono, perlomeno nella maggioranza dell'Aula, nessuna intenzione di andare in un verso piuttosto che in un altro, l'unico modo di approcciare la delibera e di votarla
è procedere in questo modo. Correggetemi se sbaglio, visto che ne abbiamo ampiamente discusso, non essendoci parere, non essendoci la volontà neanche di esprimersi in un verso o nell'altro, si procederà direttamente all'approvazione di un atto in un senso o nell'altro. Chiederò chi è favorevole all'atto. Tutto si può tacere, ma gli avvisi, ma le telefonate WhatsApp non ci si riesce. Allora, quindi mi è stato suggerito di far votare l'atto in questo modo. Chi è favorevole, esempio, chi è favorevole all'atto con espressione parere favorevole e chi è favorevole, contrario o astenuto chiaramente, all'atto con espressione di parere contrario. Quindi procederei in tal senso, se non ci sono obiezioni, a meno che non vogliate fare dichiarazioni di voto, e se ci sono dichiarazioni di voto le ascoltiamo. Mi scusi Presidente, per provare a darle un suggerimento, sarebbe cosa buona e giusta che lei sospende il Consiglio, convoca la conferenza dei capigruppo e i capigruppo decidono in una commissione ristretta cosa fare. Non è così il modo. Allora, se poi lei crede di continuare così, faccia come crede, però io le suggerisco che a sua volta. Allora, la situazione è abbastanza chiara, non credo che ci sia bisogno di una capigruppo. La maggioranza si è espressa per non. Allora, facciamo così, procediamo in ordine e vediamo se arriviamo al punto. Dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Sì, allora, dichiarazione di voto, consigliera Cerquoni. Allora, Presidente, Fratelli d'Italia in realtà si asterrà per un motivo ben preciso, e si asterrà perché anche a livello formale la delibera è sbagliata. È sbagliata nel momento, l'avrete notato tutti sicuramente, non so se è questo a cui facevate riferimento, ma la 214 del 98 è stata sostituita dalla delibera 68. A livello formale quindi l'oggetto è errato, non dovrebbe essere la deliberazione del Consiglio Comunale 214 del 98, bensì la delibera 68. Quindi il problema di forma è un problema che diventa un po' anche quello di sostanza, nel senso che l'oggetto non è più quello ma è un altro. Per questo motivo e anche per altri elementi che hanno indicato i consiglieri che mi hanno preceduto e che a nostro avviso, quindi all'avviso di Fratelli d'Italia, sono corretti, Fratelli d'Italia ha deciso di astenersi. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Sì, per quanto detto prima, e appunto per pareri che non sono appunto pervenuti con positività, e anche per errori che prima citavano abbastanza imbarazzanti, se non c'è, diciamo, una volontà di voler rivedere la delibera, il Partito Democratico si asterrà. Vorrei chiedere, se possibile, di interrompere l'utilizzo dei telefoni cellulari, mi dispiace. Ah, okay. Il Partito Democratico si asterrà, non avendo le condizioni per poter esprimere un parere, viste gli elementi di criticità, ma sostanzialmente nel merito e nel metodo siamo assolutamente contrari. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Toti. Sì, io mi sono espresso già in sede di commissione. Non è che io sia contrario a questo servizio, anche perché io penso che sia importante, ma penso fortemente importante nella città di Roma, la lotta all'abusivismo, di qualsiasi tipo di abusivismo. Questo è un abusivismo duro che ha portato anche a scontri fisici, purtroppo, nei nostri aeroporti, nelle piazze, ci sono state parecchi problemi fra gli operatori, con gli operatori abusivi da parte dei tassi e di altre categorie. Perciò, se questa lotta all'abusivismo, che chiaramente deve fare la polizia locale, ha un supporto, poi qui dice possono esercitare, non obbligatorio, non è che noi costringiamo
i lavoratori lì e devono lavorare e devono fare un discorso supplementare di volontariato per l'accoglienza, assistenza e informazione. Se però supportano i vigili, come per altre cose, ci siamo incontrati a Morena su un discorso anche di vigilanza, che la vigilanza del quartiere la deve fare assolutamente la polizia, un discorso di sicurezza, però poi i cittadini possono in un certo senso dare una loro collaborazione. Perciò anche in questo io non vedo niente di fortemente nocivo per la città di Roma, ma lo vedo positivo nella lotta all'abusivismo. Comunque, rimanendo come tema centrale, come forze di polizia locali, che chiaramente sono loro che in primis e fortemente debbono, dovrebbero e devono fare una lotta forte all'abusivismo romano di tutti i tipi. Grazie consigliere Toti. Consigliere Guido. Grazie presidente. La linea del Posso presidente, grazie. La linea del Movimento 5 Stelle è abbastanza chiara, nel senso che è tesa a tutelare sia i lavoratori sia le attività che svolgono i lavoratori medesimi. Fermo restando che tale proposta comunque ha certamente dei margini di miglioramento, quindi che contiamo di avere in futuro. Quindi in questa fase il gruppo 5 Stelle Sezione Municipio si astiene. Grazie. Bene, quindi quello che cercavo di spiegare prima, mi dispiace che non c'è il consigliere Steridano che voleva un'interruzione, non essendoci un'espressione maggioritaria sul ciò che si intende scrivere in questi puntini di sospensione nella delibera, ripeto, la delibera va votata in entrambe le accezioni per permettere a un parere piuttosto che all'altro di essere votato. Spero che questo sia chiaro, a me sembrava chiaro anche prima, a volte corro troppo, forse... ecco, no, non lo so, comunque immagino che tutto il processo per esteso abbia reso più chiaro quello che tentavo di spiegare prima. Quindi adesso votiamo l'atto con espressione di parere favorevole. Chi è favorevole all'atto con espressione di parere favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità? Astensione, quindi significa che l'espressione, la delibera con espressione di parere favorevole non viene approvata. L'opposto, espressione di parere contrario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Né in un verso né nell'altro la delibera viene approvata e quindi non è approvata all'unanimità. Questo era quanto tentavo di spiegare prima, abbiamo fatto tutto il percorso, immagino che sia chiaro e passiamo al punto successivo. Proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Candigliota, Labiso, Ariano, De Chiara, Giannone, Guido, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosati e Triputi e Zitoli, avente ad oggetto la proposta di modifica della delibera del Comune di Roma numero 3506, inserimento dei punti raccolta riciclo materiali con benefits su aree mercatali. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, quando abbiamo fatto in commissione più diciamo incontri con i presidenti dei mercati, abbiamo anche fatto delle domande che queste domande erano fondamentali per capire le varie esigenze. Una di queste abbiamo visto che siccome avevamo visto anche sul mercato trionfale che c'erano stati delle sperimentazioni in tal verso, abbiamo pensato di chiedere a tutti i presidenti se
Per loro era una buona idea creare dei punti riciclo a fronte di benefit. Che cosa significa? Significa che all'atto pratico si può portare materiali importanti per il riciclo, che sono magari riutilizzabili, quali la plastica e la carta, insomma tutto quello che riguarda il riciclo. E a fronte di un benefit il cittadino può andare e avere magari una scontistica, quindi anche a livello diciamo di rilancio del mercato, perché è ovvio che è un incentivo anche per l'area commerciale, oltre che un incentivo diciamo ambientale. Questo noi l'abbiamo approfondito, abbiamo visto come funzionava, abbiamo visto anche lo stesso mercato trionfale, e sta andando molto bene. Sta andando molto bene perché i cittadini sono più contenti di andare a portare magari una bottiglia di plastica invece di buttarla e non avere un guadagno. In quel caso invece si ha un benefit, di conseguenza anche per dare un contributo diciamo a coloro che hanno magari più difficoltà anche nel fare gli acquisti, e quindi giustamente traendone questo vantaggio sono anche incentivate. Non solo, abbiamo notato che c'è anche dal punto di vista scolastico, hanno fatto delle gite per magari imparare anche ai ragazzi a riciclare, quindi con anche loro un benefit per dare un incentivo ulteriore. Sappiamo che i ragazzi magari gli piace, faccio un esempio, avere il telefonino sempre carico, e queste società hanno previsto che magari ci fosse ogni volta che davano magari un centesimo per un cumulo, che poi andavano a prendere queste schede diciamo per ricaricare i cellulari. Quindi allo stesso tempo è istruttivo ma anche utile. Non solo, se ne trarrebbe anche un altro diciamo vantaggio, che è quello di avere la possibilità, oggi è previsto che ogni bottiglia la gente di fatto la chiude e la butta, però il problema è che sono due tipi di plastica differenti, i tappi hanno un valore diverso dalla bottiglia, quindi dentro l'AMA c'è una persona addetta allo svitamento delle bottiglie per la separazione delle plastiche. Questo comporta anche un dispendio di personale per questo impiego. La cosa buona è che le macchinette che vengono utilizzate, o faccio un esempio, nel caso di Trionfale vengono utilizzati dei box veri e propri, c'è questa possibilità invece di svitarlo, perché il tappo va da una parte e la bottiglia da un'altra. Questo che cosa comporta? Che quando vanno a fare il ritiro non devono fare anche la separazione, quindi anche questo è un vantaggio. Non solo, quello che non si è mai previsto è gli oli esausti, purtroppo la gente è portata dopo la frittura di casa, è portata a buttarla magari dentro il lavandino o dentro magari il water. Questo che cosa comporta? Comporta un danno ambientale, perché che cosa succede? Forma sul quando va dentro lo scarico una patina da 3 ai 5 mm. I raggi solari non filtrano, di conseguenza produce danni ingenti anche all'ambiente, nonché anche ai depuratori. Questo che è un primo passo, perché noi stiamo chiedendo di fatto non della realizzazione di questo, perché non ci compete, in quanto noi siamo chi la fa è la Commissione Commercio. È questo che abbiamo esposto adesso è per dare un quadro generico, però è un primo passo, perché noi lo chiediamo di inserirlo nella 35, perché è fondamentale intanto inserire un qualcosa che domani si può sfruttare per eventualmente dare sia un benefit al cittadino ma un rilancio del mercato, e soprattutto anche andare a influire sull'impatto ambientale. Le richieste da parte nostra di fatto sono tre. La prima ovviamente di attivarsi presso la sindaca affinché
si possa modificare la delibera 35. E la seconda è prevedere, in vista delle prossime assegnazioni dei banchi, la possibilità di introdurre una postazione fissa o di un box riciclo, o in alternativa la presenza di un incaricato o un distributore automatico, perché capiamo che a volte lo spazio non lo consente, quindi magari laddove non si può mettere un box, magari una macchinetta, un distributore o magari un incaricato, questo poi lo decideranno loro, però intanto noi chiediamo di prevederlo nella 35. E per ultimo a introdurre un benefit, perché giustamente il cittadino dice: io pago le tasse, perché devo portarla al mercato? Quindi è un incentivo ulteriore dare un benefit, perché? Perché automaticamente, una volta che io porto qualcosa, sono anche incentivato dal benefit a riciclare e quindi a portare anche dei benefici per quello che riguarda e l'ambiente e il mercato e anche ai cittadini stessi. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Passiamo alle dichiarazioni di voto? È intervento? Dichiarazioni di voto, allora Cerquoni. Consigliera Cerquoni. Allora, Presidente, noi per quanto riguarda le modifiche apportate ovviamente siamo d'accordo, sono degli elementi che sono emersi che sono appunto stati presentati anche durante le varie commissioni in cui abbiamo ascoltato i mercati rionali. Molti di questi interventi che sono presenti qua abbiamo avuto modo anche di verificarli nei progetti che sono stati depositati in virtù del famoso bando che istituiva appunto che promuoveva, insomma, in diversi mercati un bando regionale che promuoveva appunto il riciclo all'interno dei mercati. Troviamo, come Fratelli d'Italia, quindi voteremo favorevolmente, troviamo molto utili queste modifiche, speriamo che possano essere effettivamente messe in campo e pertanto siamo favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Candigliota. Ovviamente per i motivi prima elencati, soprattutto per auspicare anche un miglioramento di tutti i servizi e anche dare un input alla gente per cominciare un percorso diverso anche a livello mentale, per poter dare questo input affinché si possa riciclare di più e quindi andare verso questo obiettivo, il Movimento 5 Stelle è favorevole. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti e subito dopo consigliera Vitrotti. Sì, anch'io sono d'accordo rispetto a questo, in quanto il discorso del riciclo è fondamentale, importante che si cominci anche con questa forma nella città di Roma rispetto ai mercati della città. Io ho visto nel nord Europa che quasi tutti i supermercati hanno il discorso del distributore automatico e ci stanno benefit diversi che danno a quelli che praticamente io ho visto più che altro sul vetro, e perciò voglio dire è un'iniziativa che porta anche a valorizzare, se vogliamo, in termini almeno culturali rispetto a questo, ecco, i mercati che sono sofferenti nel nostro territorio e che chiaramente possono senz'altro svolgere un ruolo importante. Però ecco, dobbiamo pensare a questo, di trovare i modi per cercare anche come municipio, se è possibile, da far sì che questo riciclo con distributore automatico sia più diffuso specie nei supermercati e in altri posti. Però ecco, questa è un'iniziativa che noi dovremmo favorire.
modi che magari possiamo studiare, però questo dell'ICICO è molto importante, perciò convintamente Roma Popolare, Alternativa Popolare, vota a favore. Consigliere Vitrotti. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Pur accogliendo la proposta con molta positività, nel senso che è un impegno che dovremo assumere per il riciclo, il riuso e le tre R americane vanno bene per tutto, però si domandava e ci domandavamo come gruppo PD quali risorse potevano essere impegnate per questa attività e poi chi il personale che garantisce un po' le domande che sono state fatte da qualche collega del PD in commissione, proprio per questo motivo, perché non c'è chiarezza, pur manifestando, come dire, un impegno positivo, riteniamo che non sia chiaro l'aspetto sia dell'impegno economico, sia dell'impegno del personale da utilizzare per questa attività. Per questo motivo ci asterremo dal voto. Grazie. Bene, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'atto viene approvato con 16 voti favorevoli e 2 astenuti. Siamo ora all'ultimo punto dell'ordine dei lavori di oggi ed è la mozione urgente ai sensi dell'articolo 81 del regolamento del Municipio VII a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone avente ad oggetto presunto arrivo richiedenti asilo nel quartiere Appio Latino presso lo stabile in ristrutturazione in via Licia, angolo via Taurasia. Lascio la parola ai firmatari, grazie consigliera Cerconi. Grazie a lei. Allora Presidente, l'urgenza di questa mozione nasce dal fatto che è evidente come a seguito del bando che era stato più volte menzionato in questa sede, ad oggi ci troviamo a fronteggiare una situazione di pura emergenza. Pure emergenza sia per le condizioni che abbiamo già sui territori, sia per i numeri che si prospettano. Nell'atto abbiamo già fatto riferimento a quella che è la situazione che si è verificata nel 12° e nel 13° municipio. Io tengo a sottolineare un fatto importante. Quando si parla di centinaia di persone ammassate, perché questa è la situazione che poi si generano, in 4-6 persone all'interno di una stessa stanza, con un solo bagno e senza la possibilità di inserirli in qualsiasi tipo di percorso lavorativo, quello che si genera non è sicuramente qualcosa di buono. E purtroppo quello che dobbiamo aspettarci su questo municipio, a seguito del bando che vorrei riesporre in pochi minuti, è questo. Il nostro municipio viene inserito nel lotto numero 2, insieme appunto al 4º, 5º, 6º, 8º municipio e 9º municipio, e viene previsto un arrivo di 1.158 persone per circa 15 milioni di euro per l'accoglienza. Ora, a volte si è accusato Fratelli d'Italia di utilizzare determinati toni. Se leggete la mozione non è alcun tono né critico né tantomeno fazioso riguardo chi oggi decide o arriva in un motivo o in un altro nel nostro paese, e non voglio entrare nel merito visto le ultime indiscrezioni che sono emerse soprattutto sui social, quindi non entro nel merito del perché e del per come arrivano, ma fatto sta che l'Italia oggi è chiamata, e soprattutto la città di Roma è chiamata a fronteggiare un problema, che è il problema dell'accoglienza. Allora, vedrete nell'oggetto che abbiamo deciso di confrontare, di chiedere espressamente delle novità o delle
se volete, delle informazioni per quanto riguarda lo stabile in ristrutturazione in via Liciangolo, via Taurasia. Lo stabile era un'ex scuola, ad oggi è stata chiesta il cambio di destinazione d'uso. È uno stabile per il quale io già da tempo ho fatto richiesta d'accesso agli atti e sono ancora in attesa di ricevere tutti gli atti e ho semplicemente avuto modo di visionarli. E si tratta di uno stabile di 4 piani, con un piano seminterrato, una grandissima sala, che mi hanno detto essere sala conferenze, con una circa 81 stanze e quindi con una portata non indifferente. Sapete benissimo, per chi non è insomma della zona, voglio sottolineare che seppur è un quartiere abbastanza centrale, quello dell'Appio Latino, negli ultimi anni il degrado è stato veramente evidente ed è una zona che ha subito e ha risentito tantissimo sia del cantiere della metro C, dove nelle zone attorno al cantiere della metro C poco illuminate si sono verificate molte più sia violenze che furti, per delle situazioni di degrado che vengono per esempio più e più volte segnalate, più e più volte sgomberate, ma che si sono ricreate, che vedono per esempio un piccolo insediamento abusivo in piazzale Ipponio, dove purtroppo, questo lo ripeto, però ci sono delle persone che bevendo enormemente poi generano dei problemi evidenti, soprattutto perché a me stessa è capitato più volte di dovermi fermare ed aiutare delle ragazze che stavano parcheggiando perché questi soggetti che stazionano lì ubriachi danno fastidio, e quindi sono delle situazioni abbastanza allarmanti e degradanti. Non solo prezzo largo Pannonia, noi abbiamo lo stesso tipo di problema per quanto riguarda delle persone di etnia Rom, le quali stazionando lì e utilizzando la fontanella come se fosse una doccia di casa, potete immaginare la situazione che si viene a creare essendo un'area dove giocano dei bambini. Detto questo, prima di leggere l'impegna, mi preme far presente che sempre su Via Gallia noi abbiamo una parrocchia che appunto si occupa, cioè apre la mensa Caritas quotidianamente. Questo ha generato numerosi problemi, soprattutto tra le persone che di etnia differente si trovano sullo stesso territorio. E quindi potete immaginare che tra una situazione di abuso di alcol e tra situazioni di degrado, i problemi che ci sono stati sono abbastanza evidenti, e parliamo anche, io personalmente più e più volte ho chiamato l'ambulanza per far raccogliere qualcuno che si era accasciato per terra, ubriaco, dopo che aveva fatto a botte, una situazione veramente al limite della vivibilità. E in considerazione di questo, il possibile arrivo di richiedenti asilo sia per il numero prospettato che per la situazione che appunto vi ho appena rappresentato sarebbe un modo per distruggere completamente questa porzione di territorio. È ovvio che per quanto riguarda il Ministero dell'Interno e la Prefettura non possono, nel momento in cui ci si mette su un tavolo, non prendere in considerazione la volontà dei residenti e delle aree interessate, né tantomeno non valutare forme di disagio preesistente. I cittadini sono molto preoccupati e questa preoccupazione fa sì che per esempio la madre superiora della chiesa che è lì dietro venga chiamata per chiedere se effettivamente arrivano prima di acquistare un immobile, o ci sono state persone che hanno deciso di vendere pur non sapendo se effettivamente arriveranno o meno, ma c'è una psicosi collettiva che, io lo ripeto, io non vorrei, perché purtroppo abbiamo visto situazioni in cui si degenerava, e visto che questi territori sono un po' come casa nostra, è come dire che stiamo portando il nostro territorio ad una, tra virgolette, guerra civile che non vuole nessuno, anche perché sapete benissimo poi come altre situazioni sono andate avanti. E visto che credo che il compito delle istituzioni municipali è rappresentare la volontà popolare e soprattutto tutelare il proprio territorio, il Fratelli d'Italia ha chiesto innanzitutto che si attivi presso la Prefettura affinché ci sia una nota scritta della Prefettura che ci dice che questo non avverrà, cioè che non verranno
portati, che non verranno trasferiti dei richiedenti asili su quella struttura, e quindi iniziare anche a metterci in una condizione diversa rispetto a dei tavoli istituzionali. E il secondo punto è, io lo ripeto, l'indisponibilità di un territorio che ha già moltissime situazioni di disagio, e metterne ancora altre dove il disagio è già presente rischia di essere una bomba d'orologeria. Per questo motivo io chiedo all'Aula presente di riflettere bene e di prendere in considerazione tutto ciò che è stato detto, anche per chi non conosce la zona, e quindi di votare favorevolmente questa mozione, che altro non chiede che di avere notizie certe. Non si può continuare, questo lo ripeto, a brancolare nel buio e a dire forse sì, forse no, non lo sappiamo, nessuno ci risponde. Queste non è un modo di interfacciarsi con i cittadini. Ai cittadini bisogna dire le cose come stanno, bisogna tentare di trovare delle soluzioni, bisogna andare sui tavoli dove si decide e anche battere i pugni lì dove i territori vengono messi a soqquadro da delle decisioni che ci vengono date dall'alto. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il 22 febbraio l'assessorato alle politiche sociali del nostro municipio ha inviato una lettera alla Prefettura di Roma chiedendo rassicurazioni ed informazioni sulla probabile apertura di un centro accoglienza per richiedenti asili nido, richiedenti asilo e migranti presso l'edificio sito in via Licia 7, adiacente alla chiesa di Largo Pannonia. Il 23 febbraio il viceprefetto aggiunto della Questura di Roma, nella persona del dottor Roberto Leone, risponde che alla data a loro non risulta questa notizia. Per approfondire l'argomento, il 19 marzo, e quindi avere informazioni più dettagliate, la Presidente del Municipio scrive al Comune per avere eventuali aggiornamenti, facendo presente che nel territorio del nostro Municipio è già presente Palazzo Selam, un immobile occupato che ospita circa 1500 rifugiati politici, 3 campi Rom, uno regolare La Barbuta con circa 700 residenti e 2, diciamo così, tollerati, Viale Schiavonetti con circa 200 persone e Arco di Travertino che ne ospita circa 50. Inoltre sono stati censiti vari insediamenti abusivi per un totale di circa 400 persone e purtroppo anche varie occupazioni che contano nel totale circa 2000 nuclei familiari. Il Comune risponde che ad oggi non si sa nulla in relazione a dove andranno ricollocati gli immigrati inviati dalla Prefettura. Nel frattempo abbiamo inoltre espresso parere contrario ad un'associazione che richiedeva il patrocinio del Municipio per partecipare al bando provinciale per l'accoglienza, spiegando anche a loro che il nostro territorio è saturo e quindi non avremmo potuto avallare la loro richiesta. Grazie. Altri interventi? Sì. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, io faccio solamente, non entro nel merito dell'atto, faccio solamente una notazione politica, e cioè in capigruppo abbiamo affrontato la questione dell'ammissibilità o meno dell'atto, visto che si trattava di una mozione urgente. Io ho consigliato ai proponenti, visto che probabilmente la Giunta, come ha espresso poc'anzi il Presidente Principato, era già probabilmente in possesso delle informazioni che si richiedevano in quest'atto, forse era meglio fare un'interrogazione, quindi a quel punto la scelta di portarli in aula oppure no, diciamo, è andata come si può vedere oggi. L'atto comunque è arrivato in aula, per noi è, cioè, l'atto essenzialmente dà un indirizzo e a fare qualcosa che già è stato fatto e che già si conosce. Per questo in capigruppo ho detto probabilmente basta una interrogazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Io invece colgo l'occasione dell'atto che è stato presentato perché
sostanzialmente invece Fratelli d'Italia, che insomma sa benissimo che trova il Partito Democratico su posizioni veramente lontane rispetto a questo e rispetto al sistema dell'accoglienza in generale, però è ovvio che in un modo o nell'altro sollecita tutti noi ad una riflessione rispetto a quello che sta succedendo. In realtà quest'Aula più volte si era espresso sia su un sistema più o meno accogliente che si può trovare all'interno di questo municipio, più in generale nella città di Roma. Fu respinta anche una risoluzione sul sistema SPRAR, che in realtà dava la possibilità a città, nelle città, è un caso anche del nostro municipio, di fare una valutazione rispetto a come pensare di arrivare ad una forma di accoglienza possibile o tollerabile. Questo per evitare esattamente quello che dice la consigliera, i proponenti, cioè arrivare all'allarmismo generale che si ripete costantemente e ciclicamente, una volta è Cinecittà Est, una volta è Largo Pannonio o l'Appio Latino, un'altra volta è l'Extra Gra, un'altra volta è l'Extra Gra che già ha il suo, quindi si può accelerare un processo rispetto, insomma, appena c'è uno stabile che si sta dismettendo oppure è in via di smobilitazione rispetto a, o ai cambiamenti, quant'altro, si agita nella popolazione lo spettro dei possibili arrivi di richiedenti asilo o di transitanti, di migranti, quello che insomma la città di Roma non è che non è un punto importante all'interno di tutta questa tratta, cioè diventa un luogo invece in cui si arriva probabilmente per andare in altri territori e senza un controllo deciso su un sistema che possa veramente arginare, ci ritroviamo, come sta succedendo, centinaia e centinaia di persone che costeggiano con delle tende le mura della nostra città, in particolare davanti alla stazione Termini o dietro la stazione Tiburtina. Ci troviamo richiedenti asilo che girano nella nostra città e non hanno un posto dove andare e non sanno cosa fare. Questo provoca razzismo, lasciatemelo dire, qualche volta anche qualche fascismo, qualche atto di fascismo abbastanza ingiustificato, ma anche una paura nei confronti di un fenomeno che purtroppo, diciamo, ha bisogno di essere compreso e anche accolto, però senza una gestione si rischia purtroppo questo. Quindi io non sono diciamo, favorevole semplicemente perché la metodologia che si usa, che è quella di spaventare, e non mi interessa, diciamo, se è stato fatto questo, è stato richiesto quello, se sono state fatte delle procedure che sono fondamentali all'interno di una amministrazione e per fortuna si fanno, quindi al di là di quello che è stato fatto, quello che purtroppo invece non si capisce, e ho capito che non va bene il sistema SPRAR, però un altro sistema di accoglienza, forse questa città, in intesa anche con il Ministero dell'Interno, per l'amor di Dio, con la Prefettura, se lo deve inventare. Perché non è che la situazione si risolverà domani o dopodomani, purtroppo le previsioni ci dicono che gli sbarchi continueranno, che aumenteranno, e l'altro giorno leggevo, e ci tengo veramente anche a ricordarlo in quest'aula, la sindaca di Lampedusa ha fatto un lavoro enorme nella sua città e è riuscita però lì dove le grandi città tipo Roma non riescono, cioè è riuscita a far entrare all'interno dei suoi cittadini la consapevolezza che ci sono persone che sbarcano lì perché non è perché stanno bene, non sanno dove andare, e è riuscita a dare non solo quell'accoglienza ma anche un gesto di umanità nei confronti di una delle tragedie umane che stiamo vivendo in questi ultimi tempi. Quindi al di là di questo credo che la politica non abbia fatto abbastanza e non sta facendo abbastanza, quindi nel metodo io non mi trovo d'accordo, perché dare, poi capisco la necessità di avere dei chiarimenti rispetto a delle possibilità di arrivare o meno ad una risposta che ovviamente è presente all'interno della cittadinanza, però è anche una responsabilità della politica cercare di non generare delle ulteriori paure su una questione che già paure in sé purtroppo ne genera da sole, quindi. Però dall'altra parte è ovvio che senza una risposta chiara da parte dell'amministrazione centrale noi rischieremo ogni volta di venire qui e di essere travolti da nuove ansie, nuove angosce, e soprattutto, appunto, visto il sistema che abbiamo al momento, non avendo come municipio neanche sempre la
consapevolezza di quello che avviene subito, perché magari ci avvisano solo all'ultimo, visto che molto viene gestito a livello governativo, quindi ti avvisano solo all'ultimo che quella sarà la destinazione finale, o soprattutto ci sono dei privati che invece hanno dato la loro disponibilità per accogliere nelle loro strutture. Quindi in tutto questo io penso invece che non solo il municipio, ma il municipio deve cercare di capire con il governo centrale della città come risolvere questo problema che purtroppo nel corso degli ultimi anni sta diventando veramente una ferita aperta per tutto il paese. Grazie. Ci sono, consigliere Toti? Sì, a parte la premessa che voglio fare rispetto alla rigidità assoluta nei confronti di quello che è il permesso di soggiorno che manca al 95% delle persone che arrivano in Italia, e perciò il discorso anche qui dell'abusivismo, un discorso di persone che non sono legittimate a restare in Italia. Questo costituisce il 95% di chi arriva. Questo come premessa, noi chiaramente siamo assolutamente contrari a quelli che economicamente, per motivi economici, vengono in Italia e non hanno permesso di soggiorno. Io l'ho già detto in precedenza, diverso è il discorso di chi viene per richiedere asilo e che scappa dalle guerre. Ecco, rispetto a questi un'attenzione va fatta. Non si può dire buttiamoli tutti a mare, mettiamo le navi da guerra in modo che questi poi, ecco, voglio dire, bisogna trovare una via, sia trasferendo discorsi di accoglienza in Libia, ad esempio, e non pensando soltanto ai CIE italiani, ma dobbiamo, o d'altro, questo specialmente per il discorso di quelli che vengono senza permesso di soggiorno, ma non sono chiaramente quelli che vengono per chiedere asilo, e perciò su questi chiaramente dobbiamo cercare in termini sistemazione, pensare a una sistemazione nell'Africa del Nord, tant'è che accordi già sono stati fatti con la Tunisia, sono stati fatti, si cerca un rapporto con il governo libico, però sappiamo che il governo libico è diviso in due con Tobruk, col governo di Tobruk e col governo praticamente dei Tripoli, dell'altra parte della Libia, e perciò la difficoltà rispetto al discorso di fermarli lì. E comunque questo è un grossissimo problema che io penso deve essere risolto rispetto all'intransigenza, come ho detto, rispetto a quelli che vengono senza permesso di soggiorno. Diverso, ecco, e in questo ci deve essere un impegno, un'attenzione rispetto a coloro che invece vengono per richiedere asilo. Per tutto queste pratiche devono essere fatte velocemente. Il discorso italiano è che c'è, rispetto agli altri paesi europei, rispetto appunto ai richiedenti asilo, tempi molto più lunghi. In Italia ci vuole un anno, all'estero, negli altri paesi europei, in molti bastano 3, 4 mesi, 5 mesi massimo per vedere chi è praticamente chi può richiedere l'asilo e chi non può richiederlo. Ecco, facendo riscosto questa premessa, che io penso doverosa, poi ci occupiamo giustamente del nostro territorio. Io ricordo già che noi parlammo di via Liscia, via Terranova, 4-5 mesi fa, e già si era detto arriveranno a breve, sentiamo il prefetto e vediamo che cosa possiamo fare per evitare la presenza. Io capisco anche i 5 Stelle, difficoltà all'accoglienza, si sono espressi rispetto a questo con una certa chiusura. È chiaro che la difficoltà c'è e ce n'è molta nel nostro territorio. Una situazione purtroppo che già è degenerata nel passato,
però che ha visto anche, io qui non voglio criticare, non voglio criticare come ha fatto qualcuno, ma voglio dire che poi ci stanno delle opere meritevoli, perché la Mensa Caritas è un'opera meritevole che non può essere, praticamente portata come esempio negativo per il nostro territorio, perché realmente, come ha detto anche la consigliera Vitrotti, è inutile che ci nascondiamo, la situazione è una situazione difficile rispetto a questo problema. E noi perciò, quello che io penso possiamo farsi, senz'altro attivarsi rispetto alla prefettura, non so fino a che tempo, non so fino a che punto la prefettura può essere e ci può dire, no, fino a che punto la prefettura ci può dire poi l'arrivo di queste persone. Io penso invece che noi dobbiamo fare, proprio per motivi di ordine pubblico, lo dicono all'ultimo momento, invece quello che noi ci dovremmo attivare, io l'ho detto un'altra volta, cioè se poi questo problema ci sarà, perché 400 persone arriveranno nel nostro municipio, perché c'è una legge nazionale rispetto a questo, e rispetto a questo io chiesi già allora alla nostra Presidente di, in modo preventivo, adoperarsi per trovare degli spazi lì dove possiamo andare a sistemare, che non siano impattanti rispetto a quello che può essere una reazione in termini sociali al problema, perciò in un'area che praticamente in uno stabile che rechi situazioni di difficoltà al territorio, ecco, di trovare preventivamente dei spazi dove se succede questo, e in questo il confronto potrebbe essere fatto col prefetto, perché precedentemente gli si può dire al prefetto: noi se dobbiamo accogliere queste persone potremmo, ecco, noi indirizzarle lì invece che là. Ecco, questo potrebbe essere un discorso da fare sul quale discorso io mi ritrovo a favore. Ci sono altri interventi? Consigliere Lazzari. Grazie Presidente, buonasera consiglieri. Intervengo soltanto per dare una precisazione, visto che ce ne siamo occupati ampiamente a settembre di questo tema degli SPRAR, perché dalla conferenza Stato-Regioni di agosto fu stilato un documento in cui si parlava del coinvolgimento degli enti locali presso per l'accoglimento dei centri SPRAR. La risoluzione che era stata presentata qui in municipio parlava di un bonus che poteva essere concesso agli enti locali, cosa che dagli studi fatti risultava veramente inconsistente e non vera, quindi non c'era nessun bonus per quanto riguardava gli enti locali, era soltanto anzi un onere da applicare agli enti locali del 5% nella gestione dello SPRAR. Poi l'altra cosa da vedere è che noi nel territorio siamo pienamente accoglienti, perché abbiamo già 3 SPRAR funzionanti nel nostro territorio e sono, oltre a tutte le cose che sono state dette precedentemente dal collega Principato per quanto riguarda l'accoglienza, quindi per quanto riguarda la nostra funzione sociale all'interno del territorio stiamo temperando in maniera puntuale e anche molto attenta. Altro è da dire per quanto riguarda invece il coinvolgimento che può dare il governo in questo tema, perché non siamo certo noi che possiamo stabilire né decidere quello che avverrà all'interno del nostro territorio. Noi ci confrontiamo diciamo costantemente con l'ufficio di via Assisi per quanto riguarda l'immigrazione, e loro le notizie che danno sono sempre date con contagocce e in maniera non sempre molto trasparente, ecco. Quindi il discorso è che noi sì
l'accoglienza la pratichiamo nei limiti territoriali, nei limiti di quello che possiamo avere. Tutt'altra cosa è il decidere che cosa accogliere e che cosa non accogliere, che purtroppo non dipende da noi. Grazie. Ci sono altri interventi? Ok, no, se non ci sono interventi io lascio l'intervento di chiusura alla consigliera Cerconi. Ah, c'è l'intervento del consigliere Ciancio, lo vogliamo... In estremis. No, grazie Presidente, anche in estremis, solo per dire anche un pensiero che vuole senz'altro ribadire un vento diverso rispetto a quello che questo documento rimarca. Non vorrei ritrovarmi come una trasmissione Quinta Colonna che ogni sera non fa altro che Paolo Del Debbio alimentare queste paure dell'arrivo. Noi non potremmo votare un documento di presunto, che inizia con la parola presunto, arrivo. Forse potremmo guardare in commissione anche il progetto per lo stabile di cui trattasi la mozione urgente. I richiedenti asilo sono delle persone che bisogna porre molta attenzione, lo diceva il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che penso sia tra quelli che oggi è più stimato per quello che è l'accoglienza, tra le prime 50 persone del mondo che ha una visione un po' diversa rispetto a questo arrivare, questi arrivi che partono dal sud. Per questo sicuramente noi dobbiamo guardare con attenzione e trovare equilibrio in quello che invece sta diventando, lo dicevo prima, basta accendere la TV la sera, c'è qualcuno che vuole alimentare delle paure che rispetto ai numeri reali poi non sono per nulla veritieri. Dovremmo imparare da questi uomini e da queste donne che hanno il coraggio di cambiare, di proporsi come ancora per chi nel mondo è stato più sfortunato di noi e chiedono effettivamente di trovare un posto di pace. Proprio per questo noi ci discostiamo da un documento perché siamo molto lontani da questa posizione. Grazie. Allora la parola alla consigliera Cerconi per l'intervento finale. Sì. Sono 5 minuti, Presidente? Penso di sì. Ho ascoltato con molto interesse ed effettivamente sì, si poteva fare un'interrogazione se alle interrogazioni venisse risposto subito, non dopo 4-5 mesi, è per quello che l'interrogazione è urgente, perché come è stato segnalato più e più volte, purtroppo ci vuole le interrogazioni, a volte vanno anche per le lunghe, soprattutto ultimamente ci sono interrogazioni che sono rimaste un po' indietro ed è per questo che l'interrogazione è urgente, proprio in virtù di quello che è successo nelle ultime settimane in giro per il Comune di Roma. Sono felice di sapere e formalizzerò come Fratelli d'Italia la richiesta per ottenere la lettera della prefettura che è stata appena nominata e per avere ovviamente documenti dell'aggiornamento che è stato chiesto al Comune. La preoccupazione che hanno i cittadini, e diceva bene il consigliere che mi ha risposto, è quel non so del Comune, cioè il Comune non sa nulla. Allora, non sa nulla che vuol dire? Che non lo sa o che la risposta è no? Perché è evidente che in base a come si declina quel non so poi cambia la situazione. 3 punti volevo toccare. Il primo, mi è stato riferito di un parere contrario per l'accoglienza, un bando provinciale, cosa che sicuramente avremo modo di approfondire in controllo e garanzia. Altro punto, la mozione del 22 dicembre fu bocciata proprio dal Movimento 5 Stelle. In quel caso c'era stato detto che avremmo potuto in qualche modo aggiornarci. Da quel momento noi l'assessore non l'abbiamo più visto, quindi era evidente che non era possibile un aggiornamento.
Poi, se anche oggi mi sembra non presente quando un tema del genere, invece, proprio per il risalto che ha e per le ricadute che ci possono essere a livello cittadino, sarebbe stato utile avere l'assessore alle politiche sociali qui in aula. Per quanto riguarda le modalità con le quali si vuole affrontare il problema, di sicuro non spetta solamente a noi come municipio, ma come municipio potremmo essere capofila. Il sistema degli SPRAR e non dei CAS, io su questo sono, lo dico a livello personale, molto favorevole, soprattutto sui rimpatri ove vengano respinte le richieste di asilo. Voglio dire l'ultima cosa, abbiamo scritto presunto sulla mozione proprio perché non abbiamo alcuna intenzione di speculare sull'argomento, ma di essere chiari, perché dalla mancata chiarezza e dalle mancate risposte che non vengono fornite ai cittadini si genera il panico, perché è quello che oggi c'è nel quartiere San Giovanni. Allora non voglio dare né responsabilità politiche dall'alto, né tantomeno voglio accusare il Comune di qualche mancata comunicazione, ma è evidente che dobbiamo muoverci anche solo per informare i cittadini di quello che sta succedendo. Quindi faremo tutti gli accessi agli atti, prendiamo appunto in esame il fatto che la prefettura ci ha detto che ad oggi non risultano, quindi il 23-2 non risultavano richieste, ma che il 19-3 il Comune ha risposto che di questo arrivo non sa nulla. Quindi in virtù di questo io chiedo anche di portare avanti la mozione e di comprendere che appunto le necessità dei cittadini e le paure oggi che hanno i cittadini è in virtù di quello che già spesso è accaduto su altre porzioni di territorio. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Rispondo. Sì. Allora, per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, Presidente, Fratelli d'Italia, avendo la proposta, non fa altro che ribadire l'esigenza che hanno molti cittadini, quella di conoscenza. Non c'è scritto nulla che può andare contro a quanto già fatto, ma si chiede semplicemente di verificare, di accertare la veridicità. E questa va accertata continuamente, perché se si tratta di un bando e dell'arrivo di buste che ancora non sono state aperte, è ovvio che in quel momento la prefettura può dire di no. Se c'è una risposta scritta della prefettura, faremo anche questo accesso agli atti. Vi chiedo comunque di votare favorevolmente in virtù di quello che avete detto anche voi, dell'impossibilità di continuare ad accogliere su un territorio che ha già delle situazioni di difficoltà, da un lato, quindi verso la parte dell'ex nono municipio, e dalla parte dell'ex decimo municipio. Grazie. Dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? No? Non ci sono? Ah, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, ho sentito diverse posizioni sul tema. Vorrei che la nostra fosse chiara una volta per tutte. Allora, intanto inizierei precisando che, per rispondere a qualcuno, noi non siamo assolutamente contro l'inclusione o l'accoglienza. Ma non possiamo gestire la nuova affluenza perché il nostro municipio è saturo. L'accoglienza di persone in difficoltà ha un impatto sociale notevole. È un servizio che deve essere garantito con standard elevati: assistenza personale e sanitaria, scolarizzazione, sostegno al reddito. Noi non siamo Mafia Capitale, noi non vogliamo speculare sulle persone, noi vogliamo essere in grado di accoglierle. Panico e paura ormai sono diventate parole ricorrenti, si vede che evidentemente funzionano per qualcuno, è facile spaventare le persone. E quindi questo atto, come altri in precedenza, è uno spot politico ormai consueto. Tra l'altro carente di una cognizione delle nostre competenze nel campo immigrazione.
Abbiamo già affrontato il tema precedentemente in occasione di un presunto... Scusi, ma non è una dichiarazione di voto? In occasione di un presunto arrivo negli uffici, sì, del catasto di Cinquitest, concludo. Quello era un atto del PD e la situazione non è diversa, perché se la prefettura decide noi non possiamo fare nulla, non rientra nelle nostre competenze. L'atto è politicamente inappropriato perché non supportato da normativa adeguata e anche superato negli impegni richiesti, perché come precedentemente illustrato la Presidente del Municipio e l'Assessore delle Politiche Sociali di questo Municipio si sono attivati immediatamente e hanno già dichiarato apertamente l'impossibilità ad ulteriori accoglienze. Per quanto precedentemente espresso, il Movimento 5 Stelle si esprime contrario all'approvazione dell'atto, in quanto gli impegni richiesti sono già superati. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli all'atto? Contrari? Astenuti? Sì, la mozione viene respinta con 15 voti contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto. Abbiamo anche esaurito i punti all'ordine dei lavori di oggi, quindi la seduta può considerarsi conclusa e sono le ore 16:25.